PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ciao e benvenuto alla nuova puntata di PCT Facile, primo podcast per gli avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Posati al microfono, autore e voce del podcast. Dall'altra parte del monitor c'è Marco Pennacchini, designer del suono e curatore della rubrica PCT Digitale, dove ascolterai le ultime news sul mondo digitale per alimentare il tuo essere avvocato tecnologico. Questa puntata è dedicata all'impatto che il web sta avendo nelle nostre vite di tutti i giorni. Scopriremo perché gli avvocati oggi devono curare la loro presenza online, e questo è applicabile a tutti i professionisti in generale e agli imprenditori. Come già detto nelle precedenti puntate, l'avvocato tecnologico, per rimanere sul mercato, deve acquisire competenza anche nell'ambito della comunicazione digitale. Non basta più solo la conoscenza del diritto e delle norme. Grazie ai dati offerti da Google nel suo programma di formazione di eccellenza in digitale, approfondiremo il tema con numeri alla mano e capiremo perché è importante oggi essere online. Ma prima di iniziare, voglio ringraziare te e tutti coloro che mi stanno mandando i loro feedback e che sostengono il podcast. In queste settimane mi sono concentrato nella produzione di altri progetti multimediali che prenderanno il via sulla mediazione e sulla formazione dedicata agli avvocati. Questo ha un po' inciso nella pubblicazione delle puntate che si sono allungate. Ti voglio tranquillizzare al riguardo. A breve torneremo ai ritmi iniziali di una puntata a settimana arricchita di tante novità. Riceverai tutti gli aggiornamenti del caso. Ti ricordo sempre come riascoltare le precedenti puntate. Collegati al sito avvocatotecnologico.it, avvocatoandreani.it, a soundcloud.com/fposati, su Spreaker o su iTunes cercando PCT Facile. Sostieni il podcast tramite una recensione a 5 stelle su iTunes. Anche la tua recensione è molto importante perché fa conoscere agli altri utenti questo progetto, che si basa sulla passione del sottoscritto e sul contributo degli ascoltatori. Troverai un piccolo tutorial per rilasciare una recensione su iTunes. Oppure condividi la puntata che stai ascoltando nella tua rete sociale, o finanzia in crowdfunding l'intero podcast su patreon.com/fposati, o le pubblicazioni delle singole puntate tramite la pagina paypal.me/fposati/5. Le grandi azioni iniziano sempre dei piccoli gesti. A te la scelta di come contribuire al podcast per lasciare insieme il segno in questa era tecnologica. Iniziamo la puntata adesso. Il digitale è ormai diventato parte integrante della nostra vita. Lo vediamo e lo viviamo tutti i giorni, non ci credi? Ti sei mai chiesto quante persone sono connesse a internet e come passano il loro tempo? A queste domande ci risponde proprio Google. Per darti un'idea della vera e propria esplosione di internet negli ultimi 15 anni, considera che nel 2000 circa 360 milioni di persone erano online in tutto il mondo. Nel 2014 si arriva a più di 3 miliardi, un tasso di crescita del 764%. Oggi possiamo dire che è online quasi la metà del mondo. In Europa i numeri sono ancora più impressionanti. Oltre il 75% degli europei ha infatti accesso a internet. I cittadini europei sono talmente connessi che possono contare su una media di 1,25 contratti di telefonia mobile a testa, vale a dire più di una linea a persona. Indipendentemente dal tipo di dispositivo utilizzato, in media le persone passano 1900 minuti al mese online, oltre 30 ore. Molti fanno shopping. In Europa, nel 2013, il totale delle vendite online per beni e servizi è stato di 364 miliardi di euro. Anche il settore dei video online ha registrato una crescita a tre cifre negli ultimi 5 anni, con milioni di persone che ogni giorno guardano video sui social network o tramite siti come YouTube e Netflix. Le persone passano ore, quasi un terzo del tempo trascorso online, anche a socializzare e condividere contenuti sui social media. Se è un'impresa, queste persone e tutte queste attività rappresentano un potenziale decisamente interessante, e in futuro le persone utilizzeranno internet in modi ancora diversi, che avranno ripercussioni sulla tua attività. Come una sorta di miracolo moderno, internet ha davvero trasformato in brevissimo tempo le nostre vite quotidiane. In ogni angolo del mondo è in atto una profonda evoluzione verso il digitale,
Un'opportunità che anche gli studi legali devono cogliere. Scopriamo ora quali sono le crescenti opportunità reali che ci offre il web per la tua professione e quali sono i primi passi da compiere. Come ti ho già raccontato nella puntata 18, la comunicazione digitale per gli avvocati tecnologici, uno dei gravi errori che stanno compiendo oggi gli avvocati nella comunicazione è quella di perseguire modalità ormai anacronistiche. Puntano ancora al passaparola per la ricerca della clientela. Sono ancora profondamente refrattari al web. Oltre che per un aspetto culturale, la diffidenza degli avvocati italiani verso il digitale era provocata anche dai pesanti vincoli imposti dal Consiglio Nazionale Forense. Ora il vento sta cambiando e anche le ultime barriere stanno crollando. È importante che anche tu, avvocato tecnologico, devi incominciare a fare un passo in avanti. Ma in che modo la tua presenza online promuoverà la tua professionalità, consentendo di acquisire nuovi clienti? Risponderà questa tua domanda nella seconda parte del podcast. Ascoltiamo ora Marco con PCT Digitale, la sua pillola sulle novità del mondo digitale. Quasi un terzo delle famiglie non ha ancora accesso ad internet da casa, lo afferma l'Istat nel rapporto Cittadini, Imprese e ICT anno 2016. Rispetto al 2015 è aumentata dal 66.2% al 69.2% la quota di famiglie che dispone di un accesso internet da casa. Secondo questo rapporto l'Italia è in fondo alla classifica europea per diffusione della banda larga, si colloca al 19° posto con un valore pari al 77%, con un gap di 6 punti percentuali rispetto alla media europea, che è dell'83%. L'uso del web è più frequente tra i 15 e i 24 anni, oltre il 91%, ma si registra un forte recupero in quest'ultimo anno da parte degli individui di 60-64 anni, da 45.9 a 52.2%. Grazie Marco per questa nuova pillola, sempre interessante e stimolante, e ci fa capire soprattutto qual è l'evoluzione del mondo. Ho terminato la prima parte della puntata con una domanda: quali vantaggi otterrai tu, avvocato tecnologico, se ti metti online? Ci risponde direttamente Google. Tra i principali vantaggi di una presenza online c'è l'opportunità di sfruttare la ricerca. Avere una presenza digitale significa essere visibili alle persone che vanno su internet alla ricerca di un'attività come la tua. Immaginiamo che qualcuno esegua una ricerca per Avvocato Velletri o Roma o la tua città di riferimento e che il sito del tuo studio legale compaia tra i risultati. In che modo può esserti utile ciò? La cura professionale della tua presenza online è una straordinaria opportunità per il professionista di farsi conoscere e apprezzare per le proprie competenze e qualità personali. In questo modo, inoltre, l'avvocato, pubblicando periodicamente aggiornamenti delle sue competenze e notizie sulla propria attività professionale, mette se stesso a disposizione dei potenziali clienti, che avranno così tutti gli strumenti per valutare se quello possa davvero essere il professionista che fa per loro. Il tuo sito compliance, nel rispetto della normativa, dei cookie e della privacy, sarà la tua vetrina in cui il tuo cliente può scoprire tantissime cose di te. Ad esempio, può guardare un video che hai caricato su un argomento giuridico di interesse, sul commento dell'ultima sentenza della Cassazione che fa il caso suo, che mette in evidenza le tue competenze, può leggere le testimonianze di clienti soddisfatti. Tutto questo ti può sembrare un'astrusità, tuttavia già diversi tuoi colleghi stanno aprendo, ad esempio, canali YouTube giuridici, come ad esempio Mirko Minardi o Renato Savoglia, oppure pubblicano contenuti informativi sulle varie piattaforme Facebook e LinkedIn, come Anna Andreani, Roberto Cataldi, Angelo Greco, per citare i più famosi. Il tuo cliente può trovare il tuo studio legale già localizzato sulla mappa o richiedere una consulenza online tramite il tuo sito, che può pagare con PayPal o Stripe. Può compilare un modulo per farti una domanda o richiederti un preventivo. O ancora può fare click sui tuoi profili social e trovare consigli, foto, video. Questi sono solo alcuni degli esempi che si possono applicare alla professione forense e ti evidenziano le diverse opportunità offerte da un'attenta presenza online. Sempre Google ci rileva altri vantaggi della presenza online
e quali sono i primi passi da compiere se ancora non l'hai fatto, o migliorare la identità digitale se sei agli inizi. La presenza online ti può anche offrire informazioni utili sui potenziali clienti, per esempio cosa cercano e come soddisfare le loro richieste. Internet ti consente di mostrare annunci mirati alle persone che stanno cercando i prodotti e i servizi che offri tu. Per esempio, utilizzando la pubblicità associata alla ricerca, puoi mostrare i tuoi annunci a potenziali clienti. Puoi anche limitare la pubblicazione degli annunci a un determinato raggio di distanza, oppure imparare a utilizzare gli strumenti di analisi per scoprire se gli utenti hanno fatto clic sui tuoi annunci, visitato il tuo sito o eseguito azioni specifiche come compilare un modulo o guardare un video. Interessante, vero? Ma da dove iniziare? Prima di tutto, non bisogna farsi intimorire. Le tecnologie e gli strumenti disponibili oggi sono intuitive e semplici da acquisire e da usare. Molti, inoltre, sono anche gratis. Per alcuni imprenditori, infatti, la difficoltà maggiore sta non tanto nell'utilizzare questi strumenti, ma nel creare un piano strategico. Ora ripassiamo gli elementi principali da considerare. Primo fra tutti l'ambito: web, mobile, social. Le opzioni sono tantissime. Da cosa vuoi cominciare e dove vuoi arrivare? Vengono poi tecnologie e contenuti. Decidi se gestire da solo gli aspetti tecnici e creativi del sito, tenendo presente il tempo che dovrai dedicare a tali attività, o se chiedere aiuto considerando la questione dei costi. Infine, costi e tempi. Stabilisci un budget realistico e una tempistica attuabile, con tappe ben chiare, e impegnati a rispettarli. Ogni giorno migliaia di piccoli imprenditori sfruttano la rete a proprio vantaggio. L'opportunità di raggiungere i clienti dietro l'angolo e quelli in tutto il mondo è troppo preziosa per farsela sfuggire. Cosa aspetti? Entra anche tu nell'universo digitale. Ricordiamoci sempre che i nuovi clienti saranno i millennials, nativi digitali, padroni degli strumenti tecnologici e che vivono internet come la loro dimensione reale, che tendono sempre al confronto dei prodotti e dei servizi che acquistano online e che puntano molto a una comunicazione dinamica. Dei millennials te ne ho parlato nella puntata 25. Ascoltala per capire quali saranno i futuri clienti degli avvocati tecnologici. Concludo con il condividere con te le tre regole d'oro per essere online in modo professionale, sulla base anche della mia esperienza maturata in questi anni. Focalizza il tuo obiettivo, che sia raggiungibile e reale, e il messaggio che vuoi veicolare in rete, sì specifico e concreto. Elabora il tuo piano editoriale che ti permetta di raggiungere il tuo obiettivo. Avrai anche una visione già chiara per individuare gli strumenti e le piattaforme da utilizzare nella tua comunicazione. Determina tempi e costi da impiegare nella cura del tuo personal branding. Nel caso, struttura la tua comunicazione con professionisti ad hoc, perché peggiore di non fare comunicazione è fare comunicazione fatta male e improvvisata. E il web non perdona, perché non dimentica. Affidarti a esperti digitali ti consente di risparmiare tempo, risorse ed energie, e soprattutto ti fa essere subito competitivo. Cogli l'attimo per ottenere un vantaggio competitivo rispetto al tuo concorrente, che ancora non è online, e se ancora non sei convinto di cavalcare l'onda digitale, ci penserà Marco Montemagno a chiarirti le idee. Quando avevo 33 anni, non ero un bambino, avevo già 33 anni, oggi ne ho 44. Non esisteva di fatto niente di quello che oggi è il mondo del business digitale. Facebook non c'era, è partita nel 2004 ma solo nel college, poi ci ha messo un po' per arrivare al pubblico. YouTube non c'era, partiti nel 2005. Netflix non c'era, è vero che sono partiti nel 97 ma solo nel 2007 hanno cominciato a fare streaming. Twitter non c'era, è partita nel marzo del 2006. Airbnb non c'era, è partita nel 2008. Uber è partita nel 2009. Lo smartphone non c'era, Belin. Non esisteva, l'iPhone è partito nel 2007, Android è arrivato nel 2008. Era un mondo totalmente diverso, e la possibilità di andare al parco a cercare di catturare quei cazzo di Pokémon coso c'è dall'altro ieri. Cosa hanno fatto questi signori? Hanno fatto come gli Unni, sono arrivati e hanno spazzato via mercati interi, hanno spazzato via, guardate, aziende che erano dei colossi. Quando oggi sento ancora aziende o professionisti che si permettono di essere scettici se sposare appieno il digitale sì o no, se spostare un po' il budget da qua là, ma di cosa stiamo parlando? Kodak, che era le macchine fotografiche per il mercato di massa, nel 96 fatturava 16 miliardi di dollari. Blockbuster, ve lo ricordate, era un'istituzione, oltre a avere un'inconfondibile puzza di piede nei negozi, ma quello è un altro discorso. Nel 2003 ancora valeva 5 miliardi, spariti. Nessuno sa prevedere il futuro, signori miei, perché il futuro non è fatto di profezie, è fatto di possibili scenari, ma tutti gli scenari possibili che abbiamo davanti ci dicono che nei prossimi 10 anni l'onda che arriva è ancora più alta, molto più alta, e guardate che non ci vuole un genio
genio a capirlo. Basta aver lavorato in questa industria tech negli ultimi 10 anni. E la rivoluzione te la sei vista srotolare davanti agli occhi. E allora vuoi un consiglio da amico, gratuito? Oggi, non domani, oggi. Se hai un'azienda, convoca tutte le persone della tua azienda. Se sei un libero professionista, autoconvocati davanti allo specchio nel buio della tua cameretta e fai un esame di coscienza. Fermati un secondo e sincero, porca troia, sincero, chiediti: ho il DNA a forma di 1 e 0? Sì o no? Sono pronto davvero a surfare quest'onda del digitale? Anche se poi decido di fare dei prodotti totalmente analogici, ma lo padroneggio questo mondo, sì o no? Mi sporco le mani ogni giorno, a prescindere dal fatto che poi le piattaforme cambino, ma ne so, lo mastico, è embeddato dentro di me, sì o no? Poi tira tu le tue conclusioni, ma scegli: resto sul bagnasciuga a prendere il sole o imbraccio la tavola da surf e mi tuffo. Siamo arrivati ai saluti finali di questa puntata. Spero che ti sia piaciuta e ti abbia dato gli stimoli giusti per curare la tua presenza online. Se hai bisogno di chiarimenti o hai delle richieste specifiche, lascia un commento o contattami secondo le modalità indicate da Marco nella sigla di chiusura. Continua a seguire il podcast. Ci aspettano ancora tante novità nei mesi a venire. Ti ricordo che viviamo il futuro digitale. Al prossimo appuntamento. Ciao! Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it e su Telegram. Contatta l'autore, Francesco Posati, per idee, suggerimenti, richieste su telegram.me/fposati o scrivi a me @francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me/fposati/5 o in crowdfunding su patreon.com/fposati.